Dopo i 40 arresti, un nuovo inquietante capitolo si è aperto nell'inchiesta sulla criminalità organizzata a Caserta, che riguarda Aldo Picca, boss di un potente clan locale finito in manette con l'accusa di aver tentato di estorcere dei terreni alla curia vescovile di Aversa per costruirci sopra un impianto di cremazione. L'indagine condotta dai carabinieri ha svelato un piano criminale agghiacciante. Picca avrebbe individuato dei terreni di proprietà della curia, affittati a un padre, un professore e a suo figlio, e avrebbe minacciato e intimidito entrambi per farsi cedere l'area. Le conversazioni intercettate parlano chiaro. Picca, con la sua solita arroganza, avrebbe detto al professore: «La terra serve a me». Di fronte alla reazione del professore, che non sapeva di avere a che fare con un boss mafioso, Picca avrebbe sottolineato la sua superiorità. Lui è professore e io sono delinquente. L'area in questione, destinata all'agricoltura, era stata in parte occupata abusivamente con un campo da calcio e delle baracche. La curia, all'oscuro di tutto, si è trovata coinvolta in questa storia, vittima dell'avidità della criminalità organizzata. L'arresto di Picca e dei suoi complici è un duro colpo alla camorra a Caserta e dimostra ancora una volta di come la mafia cerchi di infiltrarsi in ogni settore, anche in quelli più insospettabili, per arricchirsi illegalmente.